città destinata a dominare il mondo, la cui nascita si perde nel mito. Le colonie, fondate a seguito dell'espansione militare. Le città conquistate, trasformate, romanizzate. L'urbanizzazione dei territori rurali più interni. Le strade che tagliano e uniscono la penisola. Roma, l'urbe per eccellenza, che darà alle città italiane una forma sopravvissuta fino ai giorni nostri. L'anno è il 753 a.C. Il giorno è il 21 aprile. Questa è la data che Marco Terenzio Varrone indica come il giorno esatto in cui è stata fondata Roma. Se questa precisione non può che essere frutto dell'arbitrio dello storico romano, è proprio nel corso dell'VIII secolo che iniziano a unirsi i vari villaggi di capanne che sorgono sui colli romani. Roma nasce come città quando si realizzano alcune condizioni di ordine economico e sociale fondamentali, cioè la nascita di un embrione di aristocrazia che guida il movimento verso la cooperazione con altri villaggi, che è essenziale per che la città diventi città e non sia solo un aggregato di villaggi. Poi alla fine probabilmente c'è una fondazione, come ci ricordano le fonti antiche, insomma, attribuendola a Romolo. Non sarà stato Romolo, qualcun altro, a questo punto tanto vale tenerci Romolo. Romolo è il primo augure, quindi come tale è il fondatore. La storia dei due gemelli allevati dalla lupa è una leggenda. Molto probabilmente, però, c'è stato un atto fondativo di stampo religioso, un rito che le fonti antiche descrivono e che può essere assimilato ai riti di fondazione delle città etrusche. Per gli etruschi era necessario che la fondazione di una nuova città avvenisse in maniera molto precisa. Nei libri rituali era codificato questo insieme di indicazioni religiose, di cui solo in anni recenti è stato possibile rinvenire testimonianze archeologiche. Nella prima metà dell'Ottocento, nella tenuta dei Conti Aria a Marzabotto, vennero trovati i resti di tombe etrusche. Quella che ai primi archeologi sembrò una piccola necropoli risultò invece essere un'intera città, Cainua. Fondata a metà del VI secolo a.C. lungo la via che portava dall'Etruria Tirrenica alla pianura padana, Cainua viene abbandonata circa due secoli dopo, a seguito dell'arrivo di popolazioni celtiche. Il pianoro di Misano, dove sorgeva la città, non verrà più occupato. Proprio per questo l'abitato è arrivato a noi con ancora leggibile l'originale impianto etrusco. La città di Cainua ha una unicità che nessuna città etrusca può vantare, neanche quelle dell'Etruria Tirrenica, e cioè di essere una città perfettamente conservata in tutta la sua planimetria. Nemmeno Cerveteri, nemmeno Tarquinia, nemmeno Veio hanno queste caratteristiche. E questa è la vera importanza storica di questo centro. Studiando l'orientamento delle strade e la posizione dell'acropoli rispetto al centro della città, è stato possibile risalire al rituale con cui i sacerdoti etruschi diedero vita alla città stessa. Tutto ruota attorno a due momenti precisi, il solstizio d'inverno e quello d'estate. Tracciando una linea che parte dal punto in cui sorge il sole il 21 dicembre e che finisce nel punto in cui tramonta il 21 giugno, gli Etruschi individuavano il centro esatto della futura città.
Ed è proprio a Cainua che per la prima volta è stata trovata la pietra che segna questo punto preciso, dove passava la diagonale generatrice. Seppellito sotto l'incrocio principale, un ciottolo fluviale ha incisa sulla sommità una croce perfettamente orientata secondo gli assi cardinali, ed è da lì che partono le grandi strade che dividono la città. In questo modo il pianoro della città era lo specchio del cielo, anche il cielo era diviso in quattro parti, in ognuna di queste parti ci stavano delle divinità e quindi dividere la città in quattro parti voleva dire renderla sacra, sacra come il cielo. Tutto questo è fatto abbastanza tutto compreso, irrazionale all'inizio, ma poi razionalissimo, perché è una divisione del cielo in settori e quindi un messaggio viene dal cielo secondo una tecnica che è poi, come dire, consegnata in libri, in una specie di regolamento. L'inaugurazio è legata alla disciplina degli auguri, appunto, questi che osservano il cielo per avere responsi, e quindi la città ha anche una, come dire, un atto di fondazione che è sostanzialmente un atto religioso. Questo rito, in cui nulla è casuale, è lo stesso attraverso cui viene fondata la città di Roma. Roma venne fondata con un rito che è esattamente quello che noi vediamo qui a Marzabotto, perché quando noi abbiamo ricostruito questa idea del centro della città, delle prescrizioni che vengono fatte al centro della città, ci siamo basati su fonti latine che descrivono il rito di fondazione di Roma, che erano probabilmente prese da una prassi etrusca, quindi c'è molto legame in questo rito di fondazione tra la Roma di Romolo e le città etrusche di cui siamo a conoscenza. Al contrario di Cainua, però, Roma non è stata edificata ex novo su un terreno disabitato. Inoltre, precede di oltre due secoli la nascita di Ippodamo di Mileto, l'architetto greco che per primo teorizzò lo schema urbano ortogonale. Per tutti questi motivi, la città nata tra i Sette Colli non rispecchia la struttura ordinata delle colonie etrusche e greche. Roma va avanti a tappe, non è che c'è un progetto preordinato. Queste tappe sono segnate storicamente da vari fatti, ma essenzialmente dalle guerre di conquista romane che permettono l'afflusso di soldi e la costruzione di grandi opere pubbliche, sono fondamentalmente sacrali, sono templi che vengono fondati. Però diciamo alcuni elementi dell'ossatura, la Valle del Foro come centro politico, economico, giudiziario, eccetera, questo è fissato agli inizi della nascita stessa di Roma. La via sacra, la grande via processionale, resta fin dalla fase più arcaica il perno del sistema religioso della città. Attorno ad essa vengono edificati i luoghi sacri della Roma regia e repubblicana. La prima grande monumentalizzazione di Roma è della monarchia etrusca cosiddetta, cioè la fondazione del Tempio di Giove Capitolino, la nascita del Circo Massimo, la Cloaca Massima, sono tutte grandi operazioni del corso del VI secolo che segnano lo sviluppo di Roma. Con la conquista di nuovi territori, le città che i romani fondano hanno un'organizzazione urbanistica molto precisa che affonda le sue radici nel mondo ellenistico. Il modello urbano regolare è un modello che i greci esportano in Occidente con le loro colonie, non avendo in patria lo stesso modello. Esattamente il problema che c'è per Roma rispetto alle sue colonie. Naturalmente una colonia fondata ex novo è diversa da una città che invece si sviluppa nel tempo, come Roma, ma come anche Atene. Roma non è una città regolare, organizzata in maniera razionale, come Atene o Sparta o Corinto, le loro colonie lo sono, perché dietro c'è la necessità di un ordine. L'esempio di Alba Fucens è uno dei più chiari, dei più belli, perché esprime, diciamo, proprio l'idea di come si faceva una città.
Alba Fucens nasce alla fine del IV secolo avanti Cristo, al termine di un violentissimo attacco che Roma conduce contro la popolazione italica che abitava quei territori, gli Equi. La nuova città rappresenterà la chiave della penetrazione romana verso l'Adriatico. L'importanza di Alba Fucens per gli archeologi risiede nel fatto che, essendo di nuova fondazione, esprime in maniera molto chiara come i romani strutturano una città. Nel caso di una fondazione di una colonia, uno non si inventa un'irregolarità. È molto più comodo fare una città regolare perché tutto compreso è molto più facile. Faccio un esempio: se uno fa delle strade parallele perpendicolari, avrà degli isolati di forma regolare, rettangolare. Ecco, nel momento in cui ci mette delle case che saranno anch'esse una divisione regolare, se si devono fare i tetti di queste case, uno sa che una casa ha quelle dimensioni, le travi saranno tutte della stessa lunghezza. Faccio un esempio, ma c'è un enorme vantaggio anche nella divisione in lotti. È più facile calcolare la superficie di un quadrato, di un rettangolo, che di un trapezio, di un triangolo. Alla divisione interna della città, infatti, corrisponde un'analoga divisione della campagna circostante. Ai coloni viene assegnato uno spazio interno alle mura in cui costruire la propria abitazione e un appezzamento di terreno da coltivare. Le colonie hanno non solo lo scopo di controllo del territorio, ma di popolamento e romanizzazione. E la romanizzazione, anche ad Alba Fucens, passa attraverso la costruzione dei tipici edifici romani. Ci sono le grandi strutture politiche, c'è il comizio e la curia, sul lato corto del foro. Dalla parte opposta c'è il diribitorium, cioè la piazza del foro veniva trasformata in spazio per le votazioni. Dietro il diribitorium c'è la basilica, poi dietro ancora c'è il grande santuario di Ercole Salario, che è l'Ercole del Foro Boario di Roma. È l'Eracle Epitrapezios, l'Ercole ritratto mentre siede a un banchetto. Ma se l'originale raffigurava l'Alcide seduto al termine delle sue imprese, nella quiete che prelude all'apoteosi, il colosso di Alba reca invece la clava nella mano destra, pronta a combattere ancora. Se infatti è grazie alla fondazione di colonie che si romanizza il territorio, è con l'esercito che lo si conquista. E l'esercito romano possiede un'arma che nessuno prima di lui aveva mai avuto, una fitta e articolata rete stradale. La nascita delle strade è un fenomeno, questo veramente tipicamente romano, non ha confronti, ma è funzionale alla macchina militare romana, perché questo, nessuno stato ellenistico ha fatto qualcosa di paragonabile alle vie consolari che dal 312 avanti Cristo hanno praticamente investito tutto il territorio della penisola. Le lunghe direttrici che dalla capitale tagliano la penisola fino ai suoi limiti estremi sono un'idea geniale e un'opera mastodontica che non ha eguali nel mondo antico. Appio Claudio ha avuto l'idea di costruire delle strade che hanno per meta proprio la meta finale, creando dei rettifili. Per esempio, il primo rettifilo da Roma a Terracina sono 90 chilometri, che attraversava la campagna romana, tutti i colli albani e le paludi pontine, e traguardavano i punti obbligati di passo, cioè le montagne dove c'era il promontorio, che non c'era possibilità di valutare cosa evitare e che cosa invece si poteva affrontare. Tutto questo è possibile perché i romani sono in grado di costruire strade efficienti, capaci di sopportare un traffico intenso e di durare per migliaia di anni. Secondo le regole romane, la strada doveva avere 4 metri e 10, 4 metri e 20 di larghezza, più il marciapiedi. Il lastricato o l'imbrecciata serviva per i carri e i 4 metri e 10, 4 metri e 20 permetteva l'incrocio dei carri nei due sensi senza problemi. I pedoni poi andavano sul marciapiede, quindi una strada di grande capacità itineraria. E questo loro lo mantenevano anche nelle zone di montagna, le zone più imperie. La rete stradale e la fondazione di nuove città
rappresentano un perfetto connubio che permette a Roma di colonizzare e controllare un impero vastissimo. La colonia di Luni, che nasce nel II secolo a.C., è un chiaro esempio di come città e strada si fondano per romanizzare un territorio. La via Aurelia, che parte dalla capitale, infatti attraversa l'abitato e ne costituisce il decumano massimo. Anche qui, come per Alba Fucens, i romani possono costruire la loro città solo dopo aver sconfitto le popolazioni locali, in questo caso i Liguri. La colonia di Luni ha una struttura classica, con la cinta muraria a difesa della città e l'ortogonalità delle strade. Da est a ovest il decumano massimo e da sud il cardo massimo, che arriva fino al foro. Vi sono poi anche gli edifici dedicati a quello che oggi si chiama tempo libero, come il teatro, addossato alle mura della città, e il grande anfiteatro da oltre 7.000 posti. Essendo grandi edifici costruiti spesso secoli dopo la città, gli anfiteatri raramente trovano spazio all'interno delle mura. Questa posizione defilata, inoltre, aiuta l'afflusso degli spettatori e fa sì che eventuali disordini non avvengano in città. Per esempio, l'anfiteatro di Pompei ci fu la celebre rissa in età neroniana tra pompeiani e nocerini, anche perché l'anfiteatro è calcolato in dimensioni maggiori di quello che serve spesso, maggiori della città, degli spettatori, perché serve non solo alla città ma anche alle città vicine. Se si fanno gli spettacoli a Nola, a Pompei mettono gli avvisi e i pompeiani vanno a Nola. Se si fanno gli spettacoli a Pompei si mettono a Nocera e i nocerini vanno a Pompei. Una piccola poesiola che dice: il sogno segreto dei corvi di Orvieto è mettere a morte i corvi di Orte. E nell'antichità è uguale, siccome ogni città aveva una sua caratteristica, è chiaro che i nemici di Pompei erano quelli di Nocera, per cui c'è una rissa e vengono uccisi moltissimi, cioè una cosa anche abbastanza attuale, e l'anfiteatro viene squalificato per un certo numero di anni di Pompei. L'anfiteatro di Luni racconta lo sviluppo che la città conosce in età imperiale, quando viene in gran parte ricostruita e abbellita con grande disponibilità di mezzi. La colonia di Luna viene fondata per motivi strategici militari, tuttavia la sua fortuna risulterà legata nell'antichità allo sfruttamento del marmo, che era noto in antico come marmo lunense. Quello cioè che per noi è il marmo di Carrara, per gli antichi era il marmo di Luni, che ha avuto una diffusione amplissima, innanzitutto in direzione della capitale dell'impero, quindi a Roma, ma poi è stato esportato in tutto il Mediterraneo. L'abbondanza e la qualità del marmo e la vicinanza al porto di Luni. A questi fattori favorevoli nel primo secolo a.C. si somma un'impennata nella domanda che rende il marmo lunense una materia prima di enorme valore. L'impulso più forte allo sfruttamento di questo marmo si lega alla figura di Augusto, il quale, parlando di Roma, dice di aver ricevuto una città di mattoni e di averla poi trasformata in una città di marmo. E il marmo di cui parla è proprio il marmo lunense. Roma era sicuramente una città ricca di monumenti già prima di Augusto, con templi di marmo, grandi basiliche e immensi edifici, come il Teatro di Pompeo, che con i suoi 17.000 posti resterà il più grande teatro del mondo antico. Però Augusto aveva ben chiara la necessità di rendere Roma una capitale all'altezza del suo impero. Consideriamo che il marmo non aveva soltanto una valenza di tipo puramente estetico, ma era uno strumento di potere di comunicazione fortissimo. Va precisato che il primo secolo a.C., se noi avessimo messo a confronto città come Roma con altre città di più antica tradizione greche o dell'Asia Minore, cioè l'attuale Turchia, Roma avrebbe assolutamente sfigurato. Per cui c'è questa volontà molto forte di Augusto di razionalizzare, di abbellire dal punto di vista architettonico e urbanistico la città, in maniera da renderla degna di essere al pari di altre città altrettanto famose. Augusto crea dei monumenti simbolo
come il Foro di Augusto, la Rapacis, sono tutti monumenti che diventano poi messaggi per l'impero. L'impero raccoglie questi messaggi e spesso li copia. Quello che cambia con Augusto, in primo luogo, è, come dire, il sistema politico. Cioè si passa da un sistema, diciamo, oligarchico, in cui ci sono alcune famiglie dominanti che si spartiscono il potere, sono quelle poi che, come dire, realizzano anche le grandi architetture pubbliche, nel caso di Pompeo, di Cesare. Quando il governo diventa il governo di uno solo, l'architettura imperiale non può essere altro che l'emanazione della volontà imperiale, dell'imperatore. Con il passaggio dalla Repubblica all'Impero finisce quel fenomeno chiamato evergetismo, ossia la pratica per cui i privati cittadini donavano alla collettività edifici ed opere pubbliche. Nelle città italiche l'evergetismo è una grande molla di ascesa sociale. Dal 125 avanti Cristo, chiunque avesse rivestito una magistratura in una colonia latina diventava cittadino romano, quindi era un modo per acquisire la cittadinanza romana, che era un bene di primissimo ordine. Questo ha fatto sì che tra la fine del secondo secolo e la guerra sociale ci sia un'esplosione di attività edilizia monumentale. Un esempio tipico di evergetismo si può osservare a Palestrina, l'antica Preneste, dove illustri cittadini costruiscono a proprie spese il santuario della fortuna primigenia. Perfetto nelle proporzioni, con le rampe simmetriche che accompagnano l'ascesa dei pellegrini fino al Tempio della Dea, il santuario è il più maestoso e imponente esempio di architettura ellenistica del centro Italia. Nel XV secolo verrà costruito sulla sommità del santuario il Palazzo Colonna Barberini, che mantiene la forma e la planimetria del tempio antico. Le ingenti somme necessarie alla costruzione del santuario sono rese possibili grazie all'espansione romana verso Oriente. Questo permette ai prenestini di trovare nuovi mercati per i propri commerci e di partecipare dei bottini di guerra. La ricchezza di Preneste è testimoniata da un'altra opera di immenso valore commissionata dai prenestini, il mosaico del Nilo. Conservato oggi nel Museo Archeologico di Palestrina, il mosaico decorava il pavimento dell'aula absidata, una grande sala accanto alla Basilica Civile. Lungo quasi 6 metri e largo poco meno di 4,5, il mosaico del Nilo è uno dei più strabilianti e meglio conservati esempi di arte ellenistica in Italia. Esso rappresenta l'intero corso del Nilo in piena, dalla Nubia, la terra dei Pigmei, fino ad arrivare al Mediterraneo, ad Alessandria. L'espansione romana nel Mediterraneo è stata fondamentale anche per lo sviluppo di un'altra città che rappresenta un caso molto particolare di colonia, Ostia. Dunque Ostia è una strana cosa in un certo senso, perché è una colonia romana che per un certo periodo ha conservato le dimensioni e la fisionomia delle colonie romane, che sono piccolissimi castelli. Però poi, da un lato, l'esplosione di Roma alle spalle,
dall'altro le attività portuali che hanno significato portare il grano a Roma, che era essenziale per la vita della città, ha cambiato proprio tutta la fisionomia dell'insediamento, già nella fase tardo-repubblicana. Quindi la storia urbana di Ostia non è riducibile nei canoni delle vecchie colonie, è una cosa veramente una storia a parte. Ostia è forse il primo avamposto dell'espansione romana. Secondo le fonti sarebbe stata fondata addirittura dal re Anco Marzio nel VII secolo a.C. Le prime testimonianze archeologiche però risalgono solo alla fine del IV secolo, quando, dopo aver sconfitto Veio, i romani prendono il controllo della bassa valle del Tevere. A questo punto Ostia assume le fattezze del castrum, una città militare, assieme ad altre colonie sorte sul litorale laziale, allo scopo di difendere la costa dagli attacchi via mare. Queste sono delle protoguardie costiere fatte in funzione antivolsca, perché i volsci si erano stabiliti ad Anzio e Terracina e facevano guerra di corsa. Saccheggiavano, razziavano usando le navi di fatto. Roma non aveva una marineria, quindi aveva bisogno di creare delle guardie costiere. Che non hanno poi una struttura urbana, di fatto, al suo interno non c'è un foro, non c'è, perché la giustizia di questi centri è amministrata a Roma. Ostia avrà una sua autonomia amministrativa solo in età imperiale. Dopo la morte di Augusto viene aperto uno spazio lungo il Decumano e creato un foro su cui si edificano il Tempio di Roma e Augusto e la Basilica Civile. Adriano poi ricostruirà interamente anche il Capitolium, ingrandendolo e rialzandolo. Ostia ha al suo interno tutti gli elementi per svolgere una funzione amministrativa, giudiziaria, autonoma rispetto a Roma, per cui si dota di tutti questi elementi che però non sono dimensionati alla scala del resto della città. Il foro di Ostia non ha un rapporto di scala con l'abitato, è un mostro gigantesco con questo corpicino amministrativo minimo. Nel periodo di massimo sviluppo, Ostia raggiunge i 75.000 abitanti, con una densità abitativa paragonabile a quella delle zone popolari di Roma. Solo qui e nella capitale, infatti, si trovano le insule, edifici alti anche 5 piani, in cui vivono più famiglie, con un cortile centrale, balconi e botteghe al pian terreno. Non solo l'edilizia privata, ma anche gli edifici pubblici ne testimoniano la popolosità. A Ostia, oltre a molti templi anche di età repubblicana, ci sono ben 7 edifici termali pubblici, tra cui spiccano le terme del Foro. L'edilizia, diciamo, balneare nel mondo romano assunse dimensioni spettacolari e dobbiamo pensare che questa grande edilizia, a Roma, le terme di Diocleziano, di Caracalla, sono gli alberghi dei poveri in pratica, perché un aristocratico non sarebbe mai andato in una di queste terme, ce l'aveva a casa. E per il popolo, quindi sono veri e propri palazzi per la plebe romana o delle città romane. E anche questi sono doni che l'imperatore o la classe dirigente locale fa alla popolazione, a sue spese, molto spesso. Anche il teatro, eretto al tempo di Augusto, viene radicalmente ristrutturato nel II secolo d.C. per venire incontro all'aumentare della popolazione. Il teatro è infatti un luogo estremamente importante nel mondo antico. I ludi, come le corse dei cavalli nei circhi e gli spettacoli teatrali,
sono eventi di carattere religioso. Parteciparvi consolida l'appartenenza alla comunità e stabilisce il proprio ruolo nella società. Per noi un teatro è un luogo dove si ha pagando un biglietto. Se uno vuole andare alla prima della Scala, paga una cifra esorbitante. Se vuole andare in platea, questa cifra diventa ancora più grande. Quindi qual è la misura che determina il livello del luogo dove si assiste? Il soldo, il denaro. La nostra misura di valore è il denaro. Quindi chi è disposto a pagare una certa cifra ottiene quello che vuole. Il mondo antico non è così. È una società di ordines. Un senatore può essere anche più povero di un cavaliere, però i posti riservati ai senatori sono quelli in basso e lì possono andare solo i senatori. I gradini successivi sono destinati a Roma ai cavalieri, poi alla plebe e con Augusto gli ultimi in alto alle donne. Quindi il teatro è il riflesso della società. Questo deriva proprio dalla funzione sociale e religiosa che ha il teatro all'inizio e che conserverà sempre il mondo antico. La presenza del teatro è una costante nelle colonie e testimonia l'avvenuta romanizzazione della città, l'adesione totale a un preciso modello culturale. Non è un caso che uno dei più grandi teatri antichi del nord Italia si trovi a Brescia, una città dei Galli Cenomani che diviene colonia romana non dopo una guerra di conquista, ma per volontà degli stessi abitanti. Roma si alleava spesso con città che non avevano combattuto contro lei, anzi erano alleate, e sono i soci popoli romani, cioè sono città alleate che conservavano diritti, conservavano la lingua, conservavano la scrittura locale, no? Culti locali, eccetera. Finivano anch'esse per romanizzarsi, ma perché era inevitabile alla fine il contatto con Roma, ma in modo più progressivo. Caput Cenomanorum. Così le fonti classiche come Livio e Polibio definiscono Brixia. L'insediamento dei Galli Cenomani tra il III e il I secolo a.C. è uno dei maggiori centri dell'Italia settentrionale. Sono scarse le tracce lasciate dagli antichi abitanti di Brixia, ma del loro dominio la città conserverà per sempre il nome, come denuncia quella radice toponomastica Brick che indica l'altura scelta dalle popolazioni d'Oltralpe per il proprio nucleo abitativo. Un nome che neppure i romani, stretti in un patto d'alleanza con i Cenomani sin dal 194 a.C., osano cambiare, rispettando l'identità, la costituzione e i costumi delle tribù locali. Il colle Cineo, che ancora oggi sovrasta in maniera importante la città di Brescia, è uno degli elementi cardine alla base proprio della sua formazione e della sua fisionomia culturale. Ed è quello che detta tutto l'impianto, perché già a partire dall'epoca gallica, quando Brescia era oppidum dei Cenomani, l'abitato si articola intorno alle pendici di questo colle. Qui, nel II secolo a.C., viene costruito un primo santuario, un edificio sacro che sancisce l'alleanza fra i Romani e le popolazioni cenomane. L'adesione al modello urbano aveva un grande valore politico per le popolazioni non romane. Lo vediamo molto bene nella Cisalpina, come lo vedremo anche in Spagna o in Gallia, perché c'erano delle elite di governo, che erano i vecchi capitribù poi alla fine. E queste elite di governo adoperava il modello urbano come formazione del consenso sia all'interno sia verso Roma. Quando nell'89 a.C. viene concesso il diritto latino a tutte le popolazioni della Transpadana, Brixia diventa una colonia fittizia. La città celebra l'adesione al modello culturale romano, costruendo sulle rovine intenzionalmente demolite del primo edificio di culto un nuovo grande santuario di età repubblicana. Siamo nell'89 a.C. e parliamo ormai di un edificio non soltanto tipicamente romano, ma addirittura costruito e decorato secondo i canoni di dignitas e di urbanitas
tipici di tutti i grandi monumenti di area centro italica. Il Santuario Repubblicano di Brescia è sicuramente uno dei monumenti più importanti, non soltanto dell'Italia settentrionale, e anche uno dei meglio conservati. Se il rapporto con Roma è fin da subito estremamente costruttivo, Brixia raggiungerà il suo massimo splendore con Augusto I, tanto che assume l'appellativo di colonia civica augusta, e poi con Vespasiano. Proprio al primo imperatore della dinastia Flavia, infatti, viene consacrato nel 73 d.C. il Capitolium, il tempio più importante di ogni città romana. Inizialmente Capitolium è il tempio di Giove Capitolino, ma è affiancato da due divinità femminili che sono Giunone e Minerva, nella mitologia la moglie e la figlia di Giove, quindi una triade. Ovviamente il culto principale è quello di Giove, è un culto di Stato, è un culto politico. Uno potrebbe pensare che essendo un culto politico non ha a che fare con la religione, ma questo dipende dalla nostra visione moderna che vede la religione come qualcosa di limitato, un settore specifico diverso da altri settori. In antico non è così, la religione è pervasiva, cioè tutto è religione, quindi anche la politica, anche l'esercito, tutto è investito di religione, questo è tipico del mondo arcaico. L'imponente Capitolium è l'emblema della stratificazione archeologica caratteristica di Brescia. Sorto sui resti del Tempio Repubblicano, il Tempio d'età Flavia ha una struttura ad ali che ricalca quella immediatamente precedente, con tre aule di fondo consacrate al culto della triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva, e all'autorità massima dell'Impero Romano. Una novità formale assoluta è rappresentata dai portici laterali del santuario, collegati a quelli che fiancheggiavano il foro. Una concezione unitaria dello spazio forense mai realizzata prima d'ora. Il Santuario Flavio è assai più monumentale di quelli che l'hanno preceduto, è tutto decorato in marmo di Botticino, quindi prevale questo bianco, almeno dobbiamo immaginarcelo così nei suoi alzati. E il suo affaccio così sottolineato rispetto al decumano, rispetto alla piazza del foro, fa sì che si parli in questo momento della città come della invenzione urbana più ellenistica dell'Italia settentrionale. All'interno, gli arredi cultuali superstiti lasciano immaginare la grandiosità e la magnificenza che ispiravano l'intero complesso. Gli altari per i sacrifici con bassorilievi a ghirlande, un candelabro monumentale, i frammenti della statua colossale di Giove Ottimo Massimo, e negli ambienti laterali erano accolte le statue votive di Giunone e di Minerva. La decorazione interna di questo tempio ce la immaginiamo come estremamente colorata, estremamente vivace. Il pavimento era costituito da lastre marmoree di vari colori e dei marmi più pregiati. È interessante collegare queste soluzioni decorative messe in atto all'interno del Capitolium con quelle attuate all'interno della Basilica, che era l'altro grande edificio civile di Brescia, che chiudeva il lato meridionale del foro e che era decorato all'interno con dei pavimenti estremamente sobri, un settile bianco e grigio, di lastroni bianco e grigio, però alle pareti presentava lo stesso tipo di decorazione policroma così accentuata come nel Capitolium. Quindi è interessante vedere come in questo progetto di piazza si sia sottolineata la valenza in qualche modo speculare dei due grandi edifici, quello di culto e quello civile, che chiudevano la piazza. Capitolium e Basilica sono questi gli edifici più importanti che sorgono intorno al foro di una città romana. Ma se il Capitolium è un tempio paragonabile a quelli delle città etrusche e greche, la Basilica è un edificio di invenzione romana che nasce alla fine del III secolo a.C. La Basilica nasce in realtà con varie funzioni. La Basilica non ha una è difficile definirla. È un'invenzione romana nonostante il nome greco. È difficile definirla perché in realtà è polifunzionale, la basilica ha molte funzioni,
e sono le stesse funzioni che ha il foro. Diciamo che la basilica è il foro in inverno, cioè è il, foro, è il luogo dove si fanno al riparo le cose che d'estate si fanno fuori. Nella basilica c'è il tribunale, ci sono, diciamo, le banche, ci sono alcune funzioni pubbliche poi che sono anche uffici amministrativi e poi può essere anche un luogo dove uno va per stare al riparo se piove nel foro, insomma, cioè, come dire, non c'è una funzione specifica che possa definire la basilica. Sono tutte funzioni di carattere laico, però, non religioso. Foro, basilica, curia. Ogni colonia romana è dotata di tutti gli edifici necessari per essere autonoma. Autonomia che però non vuol dire indipendenza. Bisogna premettere una cosa, che le colonie romane sono diverse dalle colonie greche. Le colonie greche sono totalmente autonome, sono città nuove, con autonomia politica, amministrativa, sono un'altra cosa. Le colonie romane restano legate a Roma, fanno parte di un'organizzazione generale di cui fanno parte, pur essendo autonome amministrativamente, però devono fornire un contingente militare, non possono fare una politica estera autonoma, sono parte di Roma. Le colonie sono parva simulacra urbis, sono piccole copie di Roma, in una sorta di gemmazione in cui tutte queste piccole Rome, no? Naturalmente questo va inteso con modo ragionevole, non sono copie esatte, però le funzioni sono analoghe, quindi, come dire, le soluzioni architettoniche, urbanistiche sono analoghe e quindi richiedono edifici analoghi. Il modello urbano che Roma esporta viene accolto in tutta la penisola, sia quando si integra con un abitato precedente, come a Brescia, sia quando sono i romani a fondare una città, come a Luni, sia quando è la popolazione locale che si raduna attorno a un nuovo centro, come è avvenuto a Sepinum, in Molise. Sepino è una nascita spontanea, tra virgolette, nel senso che è un punto, uno snodo tra due grandi strade, una di comunicazione trasversale e un'altra invece è la via della transumanza, è un grande tratturo. A questo snodo si comincia a dare una forma urbana, quindi si riprendono tutti i modelli classici dell'articolazione della città, quindi i templi, il foro, la basilica, eccetera, cioè quello che serviva per la vita civile di una città degna di questo nome, di cittadini romani. Era un problema di statuto, di status del territorio. La città, fondata dai discendenti dei Sanniti sconfitti 250 anni prima, trasforma la via della transumanza nel decumano massimo e viene contornata da una cinta muraria lunga 1 chilometro e rinforzata da 32 torri. L'involucro esterno delle mura è rappresentativo della qualità della vita all'interno della città e della cultura della comunità stessa. E in questo caso, appunto, si tratta di una cinta muraria edificata nell'arco di pochissimi anni, una realizzazione di ingegneria difensiva urbana assolutamente avanzato per i tempi, perché prevede non soltanto questa porta esterna con torri di fiancheggiamento, ma prevede anche una corte interna di sicurezza, un cavedio, ed una controporta successiva. Al centro della città, all'incrocio tra il decumano e il cardo, si apre il foro, dove non possono mancare basilica e capitolium. Inoltre, il foro veniva usato, in assenza di un anfiteatro, anche per gli spettacoli gladiatori. Vitruvio in particolare ci racconta che un'opportunità per le città che mancano di anfiteatro per lo svolgimento dei ludi era appunto anche l'area forense. Noi sappiamo appunto da reperti funerari, da rilievi gladiatori,
che nella città di Sepino si svolsero ludi gladiatori, ma non abbiamo appunto l'edificio destinato a questi, e quindi è possibile che questi si siano realmente svolti nell'area forense. Tra gli edifici monumentali di Sepino, il teatro è il luogo dove è più evidente la singolarità di questo sito archeologico che intreccia fasi storiche remote e più recenti. Un originale insieme di edifici sorti nel Settecento con materiali di reimpiego dei monumenti antichi si sovrappone alla cavea e ne riproduce l'orientamento ad emiciclo. Al tempo di Augusto, ormai tutta la penisola è profondamente romanizzata. Grazie alla Via delle Gaglie, una spettacolare rete stradale che verrà usata fino al XIX secolo, anche l'estremo nord-ovest dell'arco alpino è collegato al resto d'Italia. E proprio lungo la Via delle Gaglie, nel 25 a.C., viene fondata Augusta Pretoria, l'attuale Aosta. Aosta è una città fondata, una zona che non era urbanizzata in precedenza e quindi assume le forme tipiche. È una piccola città, c'è una cosa regolarissima con tutte le, come dire, l'aspetto e le funzioni e quindi gli edifici pubblici che si trovano in una città romana. Un'imponente cinta muraria, l'arco dedicato ad Augusto, la monumentale porta d'ingresso, il magnifico teatro con la facciata alta oltre 22 metri. Augusta Pretoria è il prototipo della città romana. Con la sua perfetta ortogonalità e simmetria, ancora oggi Aosta conserva inalterata la forma urbana che le diede Augusto oltre 2000 anni fa. E come lei, moltissime altre città italiane mantengono la struttura romana. Ci sono ancora oggi città che conservano l'impianto urbanistico antico anche quando conservano pochissimi monumenti antichi. Caso come Torino. La parte centrale di Torino è il reticolo viario della colonia Augusta Taurinorum e di antico si conserva praticamente solo parte delle mura, ma quasi nulla degli edifici antichi, perché lì la vita è continuata. Molte altre città, Lucca per esempio, Lucca, il centro di Lucca è il centro antico, e l'anfiteatro di Lucca si conserva perfettamente, ma sono le case intorno a una piazza ovale. Si è conservata la forma dell'anfiteatro, ma non l'anfiteatro. Il modello urbano che noi vediamo nascere tra secondo e primo secolo avanti Cristo in Italia si cristallizza, resiste. Il Medioevo non fa che riimpiegare, per cui l'impianto cittadino è rimasto così com'era. Per questo è istruttivo vedere da vicino le piante di quasi tutte le città italiane, perché c'è l'impronta della città antica tuttora vivente. Viste dal cielo, le nostre città testimoniano perfettamente quel periodo di incredibile sviluppo urbano che ha accompagnato l'espansione romana oltre 2500 anni fa.